Radio Strategy. Strategie e novità per editori radiofonici. Oggi Radio Strategy incontra Angelo Colciago De Robertis. Ciao Angelo. Ciao. Station manager di Radio 105. Sì, storico personaggio di Radio 105, tutto fare di Radio 105 dai tempi che furono. Domanda a bruciapelo. Se ti auguro di no, ovviamente, però immaginiamo che domani diventassi direttore, station manager di una radio FM locale. Quali sono le prime mosse che faresti? Ma intanto sarebbe estremamente divertente, perché ti ritrovi in un contesto del genere a dover parlare con un pubblico che vive la stessa quotidianità, le stesse abitudini, quindi è molto più semplice per certi aspetti che dover parlare con un pubblico che invece cambia da regione a regione, da paese a paese, dalle Alpi al mare della Sicilia, no? Quindi diverse abitudini di vita, diversi gusti, diversi linguaggi, è più complicato avere un linguaggio che possa raggiungere persone così diverse. In una radio locale invece tu parli con un pubblico che vive le tue stesse abitudini lo stesso giorno, quindi da questo può nascere tutto un ragionamento che riguarda. Andiamo nell'esempio concreto: diventi station manager di una radio di Palermo. Sarebbe difficile perché non conosco Palermo. Vabbè, quindi mi sarebbe un po' più difficile. Una radio però, locale di Milano, allora. Fondamentalmente io farei una radio di servizio, una radio che fa intrattenimento sicuramente, che è la cosa che fino ad oggi mi è venuta meglio nella gestione del mio palinsesto, fare cose di intrattenimento anche comico, leggero, però in una situazione specifica sicuramente farei un servizio a chi vive in quella situazione, insomma, quindi tanta viabilità, informazione locale, soddisferei anche quello che può essere l'organizzazione di eventi locali sul posto, insomma. Poi, e a livello musicale ti allineeresti alla musica che mandano i mainstream, le grandi radio, o magari anche da quel punto di vista cambierebbe qualcosa? Ma guarda, io credo che competere con i colossi della radio usando le stesse armi vuol dire perdere prima ancora di iniziare la battaglia, quindi mi ritaglierei sicuramente una dimensione che mi identifica di più, che mi dà una ragione di esistere migliore, insomma. Se posso riassumere, radio locali all'ascolto. Non imitiamo i grandi sono network. Sono disponibile. Radio locale sono disponibile. Non imitiamo i grandi network, ma abbiamo un'arma vincente rispetto ai grandi network, che è proprio il territorio. Sì, poi dobbiamo fare i conti però con quello che è il rovescio della medaglia, che sono i soldi, perché noi abbiamo un esempio di radio locali all'estero, nelle grandi città sono tutte radio locali, però servono un bacino talmente grande che è sufficiente per fare poi dei fatturati importanti. Per le nostre radio locali è un po' più difficile sopravvivere, purtroppo questo è il rovescio della medaglia. Magari coalizzarsi in qualche modo sarebbe... Magari trovare dei sistemi alternativi per finanziare tutto quanto è necessario. Un network, un micro network, esatto, di radio, esatto, locali. Poi grazie. Mi occupo fondamentalmente dell'artistico, quindi sulla parte, certo, business sono un po' meno competente. Però andremo a caccia di qualcuno che ne più, sa di più. Più esatto, un po' più mirato. Va bene. Grazie Angelo. A te, grazie alla prossima. A voi. Grazie. Ciao. Radio Strategy. Strategie e novità per editori radiofonici.